Sindaco Quinci, buongiorno. Quindi la notizia, da domani in poi la provincia di Trapani e quindi anche la città di Maselle Valle in zona arancione. Questo cosa comporta? Comporta un po' di misure restrittive, soprattutto per quei soggetti che non hanno il Super Green Pass o il cosiddetto Green Pass rinforzato, cioè coloro che non hanno fatto i due vaccini e poi la terza dose. Mentre per questi dico non comporta nulla o quasi, invece comporta misure restrittive per tutti coloro che avevano il cosiddetto Green Pass base, cioè coloro che magari non avevano fatto i vaccini e andavano avanti con i tamponi ogni 48 ore, che capisco bene dovrà essere stato una vera tortura. Ma adesso il governo ha deciso di spingere molto più intensamente sulla campagna di vaccinazione e provare a convincere quei milioni di italiani, che sono ancora troppi, che non hanno fatto il vaccino, che è il momento di decidersi, di farsi coraggio, perché capisco che c'è anche un blocco psicologico, se così possiamo dire, al netto invece di tutte le posizioni oltranziste dovute, dal mio punto di vista, a ipotesi e convincimenti che non hanno alcun fondamento scientifico. E poi c'è il grande tema della scuola, no? Che è quello che ha agitato le giornate di famiglie, istituzioni, presidi, insegnanti, sindaci e governatori regionali. Questo è il vero tema poi dei prossimi giorni. Ecco, al di là dell'esortazione a vaccinarsi, la colorazione dell'arancione, come dire, può comportare altri tipi di restrizioni, quale ad esempio una intensificazione dei controlli? Noi attendiamo da tutte le forze dell'ordine, e compreso quelle che fanno capo all'ente comunale, ovviamente che i controlli adesso siano più intensificati. Io però devo dire con tutta onestà che in questo momento i tanti contagi hanno colpito anche il personale delle pubbliche amministrazioni e quindi anche quello delle forze dell'ordine. Non c'è settore che io non possa provare a contattare delle pubbliche amministrazioni o dei servizi in genere che non presentino un numero anche significativo di soggetti che sono in isolamento o in quarantena. È vero che oggi, se uno non è positivo e ha fatto la terza dose, non ha nemmeno l'obbligo a rimanere in quarantena, anche se ha avuto un contatto positivo con un congiunto, no? Con un congiunto positivo. Ma so che per motivi di prudenza tanti stanno ricorrendo a un isolamento anche volontario. Siamo in una specie, una sorta di lockdown di fatto. Io vado in giro ovviamente anche la sera e devo dire che la sera c'è davvero pochissima gente in giro. A soffrirne sono soprattutto le attività di bar, ristorazione, le attività ricettive, che è il settore sempre, da sempre colpito in maniera profonda da questa pandemia, che in passato ha trovato un meccanismo di ristori e che oggi sta soffrendo particolarmente proprio perché mi sembra che il governo abbia deciso ormai in maniera inequivocabile che la strategia sia quella della convivenza con il virus, che è una strategia che porta quindi a tenere tutto aperto e che quindi non prevede ristori, perlomeno in questo momento. Speriamo che i danni non siano davvero così profondi e che questa quarta ondata che sta avanzando così rapidamente, altrettanto rapidamente, possa invece retrocedere nel mese di febbraio. Due ultime annotazioni e poi la lascio. Tornando al tema delle scuole, è ipotizzabile, come dire, una chiusura delle scuole o il ritorno in DAD da lunedì prossimo? Noi abbiamo chiesto, così come prevede la legge, un parere tecnico-sanitario all'ASP, la quale è lei che ci dovrà dire, in considerazione della curva epidemiologica all'interno della fascia scolastica, è lei che ci dovrà dire se tenere le aule e la didattica in presenza oppure fare ricorso alla didattica a distanza. Io penso che la didattica a distanza è sempre un'opzione B, non è quella da privilegiare, perché i ragazzi hanno bisogno della didattica in presenza, hanno bisogno di stare a scuola e di socializzare, ma ovviamente terrò conto insieme ai miei colleghi sindaci della provincia di Trapani
terrò conto del parere tecnico sanitario che ci darà l'ASP, perché davvero in questo momento qual è il timore legato alla fascia scolastica? Che mentre abbiamo una popolazione adulta che è vaccinata, che ha percentuali di vaccinazione molto elevate, la fascia che va dai 5 anni a salire invece presenta oggi percentuali di vaccinazione molto basse. E quindi non dobbiamo nasconderci che se è vero che il vaccino è l'unico antidoto oggi per prevenire malattie un po' più serie, dobbiamo tenere in considerazione anche questo e quindi quello che ci dirà l'ASP. Poi, se posso, una nota. Noi sindaci della provincia di Trapani, in 23 su 24, quindi quasi tutti, in piena sintonia, abbiamo deciso di osservare le leggi vigenti e le disposizioni, quelle che il governo ci ha dato, perché le istituzioni non possono fare di testa propria, ma devono lavorare tutte insieme. E siamo stati attaccati perché non abbiamo chiuso la scuola per queste 2 giornate, con delle ordinanze da noi ritenute illegittime. E devo dire che la giustizia amministrativa ci sta dando ragione, perché i TAR della Sicilia hanno già, le sezioni del TAR della Sicilia, le diverse, hanno già dato ragione alla nostra posizione, perché l'ordinanza del sindaco di Palermo, che è stata oggetto di impugnazione da parte di un gruppo di genitori, è stata immediatamente annullata dal TAR perché è illegittima. L'ordinanza del sindaco di Agrigento è stata annullata dal TAR perché è illegittima. E allora io e i miei concittadini che hanno criticato anche la mia scelta di non chiudere le scuole, dico, non è che si può fare quello che si vuole, bisogna sempre rispettare le leggi. Il vostro primo cittadino è il primo chiamato a dare l'esempio e a rispettare le leggi, è quello che ho fatto e quello che farò sempre. Sono contento che la posizione di noi quasi tutti i sindaci, 23 su 24 della provincia di Trapani, è stata una posizione che poi la giustizia amministrativa ha definito posizione corretta. Un'ultima considerazione, così, una sua sensazione a pelle. Lei diceva poco fa, la sera vedo poca gente in giro. In verità, anche durante la giornata, se vedo poca gente in giro a Mazara del Vallo, sembra quasi una città deserta. Questo può significare che c'è paura, ma potrebbe significare anche, secondo lei, il fatto che magari i casi di contagio siano superiori alle cifre ufficiali? Non c'è dubbio che il tracciamento è saltato, ma non solo a Mazara, è saltato in mezza Italia, questo lo sappiamo tutti. La curva di crescita così veloce di questa nuova variante ha colto impreparata il sistema sanitario nazionale. Soltanto in alcune regioni sta continuando a funzionare. Con questo cosa voglio dire? Che in realtà i numeri non sono certo quei 1.000, saranno sicuramente di più. Dobbiamo considerare tutti gli asintomatici, perché questa variante ha degli effetti molto lievi, specialmente sui soggetti che hanno fatto tutte le dosi. Per cui ci saranno tutta una serie di nostri concittadini che magari sono asintomatici, ma se testati sarebbero positivi al Covid. E poi c'è l'isolamento volontario di chi per paura e per timore decide che forse è meglio tenere a casa i propri ragazzi, i propri bimbi, piuttosto che mandarli a scuola. So che le aule sono state, tante classi sono rimaste deserte o quasi in questa prima giornata di rientro a scuola. E insomma, c'è un clima di lockdown di fatto, non dichiarato per legge, ma di fatto. E questo rende davvero quasi spettrale la nostra città. È chiaro che con le scuole chiuse, anche di giorno, la città è meno animata ed è meno movimentata. È davvero un periodo complicato. Non ci attendevamo questa recrudescenza del Covid-19, pensavamo di esserne già fuori, però io voglio esprimere un pensiero che in qualche modo ha un fondamento ed è un pensiero ottimistico, così come tanto velocemente è arrivata questa nuova ondata, sono convinto che anche la retrocessione sarà altrettanto veloce. Io spero che entro la metà di marzo saremo fuori, altrimenti avremo dei problemi molto più impegnativi, anche sotto il profilo della rete ospedaliera, che già oggi è messa in crisi. Io ricordo che non sono preoccupato tanto per il Covid, oggi soltanto 8
residenti della provincia di Trapani fino a qualche giorno fa erano in terapia intensiva. Solo 8 su una popolazione così enorme sono numeri bassi. Sono preoccupato per tutti coloro che invece hanno bisogno di assistenza sanitaria, diciamo, per patologie cosiddette ordinarie, quindi cardiopatici, coloro che hanno magari dei tumori, coloro che hanno bisogno di interventi urgenti o di diagnosi urgenti e che invece vedono posticipato questo momento. Su questi soggetti purtroppo ricade poi il deficit di assistenza sanitaria che in questi momenti subiamo per colpa del Covid. Sono giorni difficili. Dobbiamo tenere duro, guardare avanti e provare a rialzarci appena possibile.